oggi intanto una bella medaglia di bronzo. Assolutamente. Nella finale alla palla e adesso apre questa ultima finale per quanto riguarda le individualiste al nastro. Rivedremo anche Sofia Raffaeli per un'altra sfida a caccia di medaglie. Voilà. E brava. Sulle note di I Put a Spell on You, Milena Baldassarri con questo esercizio al nastro chiude la sua gara di oggi, chiude la sua World Cup di Sofia. Assolutamente un bellissimo nastro, lei sempre molto elegante ma anche con quel pizzico di sensualità che questa musica richiede. Quindi veramente molto bene, è bravissima. Ad esempio l'ultimo disco molto difficile, invece veramente fatto in maniera magistrale. Colgo l'occasione mentre faccio i complimenti a Milena Baldassarri e mi faccio anche portavoce della nostra direttrice tecnica Emanuela Maccarani, che veramente fa i super complimenti alle ragazze, alle allenatrici. È veramente felice che l'Italia stia rappresentando tutto questo nel mondo. Beh, perché già oggi, e ancora la gara non è finita, siamo a quota 4 medaglie azzurre, 5 contando anche quella di ieri di Raffaeli, un bottino veramente importante. Ma certo, mancano veramente grandi potenze, non lo mettiamo in dubbio, ma la crescita del movimento italiano, insomma, si è dimostrato dai mondiali di Kid Kyushu, ancora prima ai giochi olimpici e poi in queste tappe di Coppa del Mondo, sia 2021 che 2022, veramente una crescita esponenziale, tanto per le individualiste quanto per la squadra. Poi io ti dico, col sei col ma non si può arrivare a niente, 28 e 35. 28 e 35 il punteggio di Milena Baldassarri e quindi nel suo noi ultimo no attrezzo.